Ben trovati carissimi affezionati di Gazzetta Biancocelesti, in attesa di Lazio-Bologna, partita di campionato in una settimana di occasione, la grande impresa in Champions League da parte della Lazio di Maurizio Sarri contro il Bayern di Monaco, oggi è di nuovo campionato contro la conferma e la bella realtà del Bologna. Con me non poteva mancare, noi lo andiamo a ringraziare, il nostro direttore di Sport Press 24, Stefano Ghezzi, al quale noi le consegniamo come sempre i nostri migliori complimenti anche da un punto di vista professionale riguardo il sito. È anche presente in questi giorni presso Lazio Style Radio con le sue valutazioni attente e molto sempre ben articolate del mondo Lazio e non solo. Grazie direttore, buon pomeriggio. Buongiorno Allora direttore, insomma, subito con la tua persona volevo subito partire dalla partita di mercoledì, perché senza dubbio, proprio tu sottolineavi a Lazio Stai Radio quanto non sia stato sufficientemente considerato da un punto di vista mediatico l'impresa della Lazio. sì, diciamo che quello che ha raggiunto la Lazio mercoledì qui allo Stadio Olimpico è un qualcosa di epico, se così vogliamo definirlo, perché comunque è una vittoria contro una grandissima squadra, campione d'Europa, con campioni mondiali nella società, una squadra che ha fatto la storia del calcio europeo e non solo. Ho sottolineato questo perché mi sembra anche doveroso per rispetto anche della nostra categoria, e cioè all'estero tutte le principali testate giornalistiche in Germania, Le ha Premier ricordate, le ha League. ricordate. Perciò ci sono prove, non lo dico io, ci sono delle prove che dicono che la Lazio grande risultato, Bayern Monaco KO, la piccola Lazio batte la grande Germania, insomma, tutti questi titoli in Italia arriviamo e troviamo un articolo per forza di cose sulla Gazzetta dello Sport, un articolo sul Corriere dello Sport a livello nazionale. Basta, cioè finito qui. Durante la giornata non è stata data nessuna enfasi da queste testate e non solo, anche da altre, se non quelle locali, attenzione, quelle locali per carità, tutti hanno incensato il lavoro della Lazio, ma a livello nazionale no. Questo dispiace, dispiace perché si fa un metro e due misure e io lo paragono a quello che è successo il giorno dopo, giovedì, con il pareggio della Roma sul campo del Feyenoord, dove addirittura è stato detto grande risultato, grande miracolo di De Rossi e compagni, grande qui, grande lì. Che cosa? Perdonatemi. Cioè, perché si fa questo metro di misura completamente diverso? Ma la stessa cosa poteva essere un'altra squadra, non parlo perché è la Roma, ma se tu come giornalista, tu direttore di testata nazionale, internazionale, quello che sia, riesci a discernere che chi ha vinto la Champions League, che è la coppa più importante a livello europeo, e la reputi minore a chi ha pareggiato una partita dei sedicesimi di Europa League, perdonatemi, non è la stessa cosa La assolutamente. mancata comunicazione ancora una volta Cioè, alla fine da si può questo mettere punto di sola vista, questa ma cosa, anche certo che lo dico di sull'importanza Stefano Ghezzi dell'evento, per no, ma dirlo. sull'importanza dell'evento, però c'è bisogno di Stefano Ghezzi sulla sottolineatura nel merito. A proposito, di questa partita, noi l'abbiamo detto anche come Sport Press 24 da parte vostra, Gazzetta Biancocelesti da parte nostra, quanto sia stato anche importante la preparazione di questa partita a livello tattico e motivazionale dello stesso tecnico laziale, il quale spesso e volentieri lo avevamo chiamato in causa per altri motivi. Ma Sarri ha preparato la partita in maniera perfetta, perfetta sotto ogni aspetto. Io non so se è merito suo o merito dei giocatori, sono sincero. Perché? Perché se Sarri mi dice io la partita la preparo come tutte le partite, allora c'è un problema di comunicazione con i giocatori. Perché se tu prepari una partita così, come hai preparato, che ne so, Salernitana-Lazio, allora ci sono i giocatori che non carburano bene oppure non ci credono, cioè credono più alla Champions League. Però io l'ho detto in Gazzetta Biancoceleste, l'ho detto ad altre testate che mi hanno chiamato. Io ho visto una completa differenza nella presentazione della partita in conferenza stampa. Io non ho mai visto Sarri così, l'ho detto anche a Lazio Style Radio. Ho detto io non ho mai visto Sarri così, l'ho visto molto più deciso, meno dubbioso del solito, cioè consapevole delle proprie forze. Probabilmente sia l'allenatore sia la squadra hanno fatto una sorta di reset, Beh, hanno le detto. stesse dichiarazioni, consentimi di dire, direttore, proprio i confronti anche all'interno dello spogliatoio Ma stesso. certo, boh, hanno fatto un reset, ricominciamo.
e mi sta bene questa cosa, cioè mi dimostra che c'è una sorta di crescita a livello sportivo, a livello anche di comunicazione tra di loro. Ora certo, la partita di oggi è una partita che potrebbe dire tantissimo per la Lazio, per due motivi. Il primo, perché si continua la rincorsa al posto Champions League dopo la vittoria di Cagliari. Il secondo è che tu vivi sull'entusiasmo di Lazio-Bayern e tu oggi incontri una squadra che a mio avviso è una di quelle che insieme all'Atalanta meritano di essere in Champions League. Fermo restando con queste concorrenti agguerite che stanno esprimendo buon calcio e soprattutto continuità nei risultati. Cioè, se io dovessi decidere oggi chi preferisco che va in Champions League a livello giornalistico, Bologna, Bologna e Lazio, Bologna. Dico Bologna. Certo. Ma per tanti motivi, perché comunque è una squadra messa su con pochissimi spicci di euro, con un allenatore che credo che dal prossimo anno lo vedremo a livello europeo, perché voglio dire, con tutto il rispetto del Bologna, certo, però è un allenatore che merita palcoscenici di un certo livello e io ti dico oggi il Bologna merita. Squadre italiane si sono ben comportate a livello internazionale, per ranking sarebbe molto importante perché addirittura la quinta potrebbe accedere in Champions League, direttore. Sì, e io ritorno a quello che abbiamo detto, è che non è stato incentivato tanto, noi l'abbiamo scritto su Sportpress 24, ma semplicemente perché la UEFA lo ha pubblicato, perciò noi abbiamo semplicemente riproposto quello che la UEFA ha detto. Riportato, certo. La Lazio, grazie alla vittoria della Lazio che il ranking è andato avanti. È inutile che mi dicono, ma ha vinto anche il Milan e il punteggio della Roma. No, la Lazio a livello di Champions League ha fatto una vittoria importantissima che ha fatto schizzare l'Italia a un posto ranking di ottimo stato. Ora, certo, naturalmente non è tutto decretato, bisogna aspettare settimana prossima l'Inter che gioca con l'Atletico, bisogna aspettare il Napoli, bisogna aspettare insomma quello che è poi tra l'altro le altre partite, però intanto la classifica UEFA questo dice. Domanda che volevo porti, visto che tu hai un sito a carattere internazionale e segui con vari approfondimenti, a me sembra giusto che anche la Bundesliga tu possa consegnare un tuo pensiero del merito, ci sono delle problematiche e anche delle reazioni di alcune società per questi nuovi investitori stranieri che stanno entrando. Beh sì, diciamo che quello che sta succedendo in Bundesliga è da tenere sott'occhio, perché potrebbe essere un fattore domino. I tifosi per esempio sono contro le gestioni di questi investitori internazionali stranieri, perché comunque hanno aumentato in maniera importante gli abbonamenti, i biglietti, hanno interrotto settimana scorsa molte partite lanciando dagli spalti palline da tennis, proprio perché comunque i tifosi sono contro queste decisioni, e questa cosa potrebbe avere, come ripeto, un fattore domino anche su altre nazioni. La Premier League già sta attenzionando questa cosa, la Serie A ancora no, perché comunque all'italiano gli dai il calcio, gli puoi mettere anche il biglietto a 200 euro, l'italiano ci va, purtroppo è così, dobbiamo essere sinceri, però non so fino a che punto, perché comunque a differenza di quello che esiste in Italia, e cioè che ti vogliono far rimanere a casa per vedere le partite sulla Pay TV perché paghi, all'estero non è così. All'estero la Pay TV c'è sempre stata, però adesso aumentando il biglietto, faccio un esempio, Premier League e Bundesliga, e lì è una politica nazionale andare allo stadio. Se tu mi levi la possibilità di andare allo stadio, io ti creo un problema. Certo. In Italia, se tu non mi mandi allo stadio, vabbè, io me la vedo in televisione, cioè al tifoso poco interessa, invece a questi paesi no. Ecco perché la differenza è sostanziale. La differenza è molto importante. A chiudere, direttore, ti lascio al tuo lavoro. Ma come sempre, oggi tornando a Lazio-Bologna, anche come sempre nel ricordo di Sinisa Mihajlovic. Beh, diciamo che Sinisa Mihajlovic ormai fa parte della storia del mondo calcio a livello mondiale. Oggi è una partita molto sentita, ci sarà anche la famiglia di Sinisa Mihajlovic oggi qui, che mi è piaciuta molto questa cosa, visto anche le critiche della volta scorsa, che sinceramente insomma erano doverose da parte della famiglia Mihajlovic per quello che è successo. Nell'anniversario appunto della morte di Mihajlovic, è una partita importante perché comunque Sinisa ha fatto tanto per la Lazio, ma ha fatto tanto per il Bologna, e mi è piaciuto molto il gesto della società Bologna, te lo stavo dicendo, la signorilità a livello proprio del contratto, il fatto che hanno detto la moglie l'ha sottolineato, e guarda, mi è piaciuto perché Arianna Mihajlovic è una donna che non ha mai, cioè sta sempre dietro le quinte, non ha mai riservata, sì, non è mai partecipata al gossip in maniera positiva o negativa. Ha detto, dice,
la signorilità del Bologna che ha pagato lo stipendio, sì, a Sinisa anche dopo morto. Sì, guardate, credo che si commenta da solo, non c'è bisogno di dire un altro. Gesto straordinario. Con questo ti ringrazio, direttore, ti auguro un buon lavoro alle prossime grazie occasioni, a voi. Ma tanto poi interagiremo con le spazio del teatro. Grazie ciao a tutti.